Io sono contentissimo di aver dovuto fare salti mortali a Siderno in un giorno lavorativo, perché faccio l'avvocato ed è una vita complicatissima. Mi aspetta la mia famiglia a Venezia per un orario non troppo tardo, e per questo ho dovuto declinare l'invito cortesissimo che il sindaco mi aveva fatto di restare qui. Sarei rimasto molto volentieri, ovviamente. Anzi, avrei dormito qui e domani avrei organizzato con gli amici di Siderno una bella passeggiata nel Promonte. Nelle cascate adesso sono in piena. Io dico, sono delle ninfe a cui si sono rotte le acque. E bisogna andare a vederle, perché ci aspettano. È come andare a trovare una partoriente che ha partorito. Ci sono anche le foto di Zerotti Bianco del 28 qua dentro, sono ancora più terrificanti. Volevo aprire con questa foto perché volevo che fosse un pugno nella pancia per tutti coloro che hanno denigrato per decenni la Calabria, per capire da dove vengono i problemi della Calabria, no? Cioè, non è che i calabresi sono diventati cattivi così, tanto perché è un'indole, tanto perché è una razza, tanto perché è un modo di essere connaturato, ma ci sono ragioni storiche che stanno dietro alla nostra condizione, diciamo, di eterni scontenti nei confronti dello Stato, del potere statuale, di chi ci governa, delle forze dell'ordine, eccetera. Le cose stanno cambiando, la Calabria si sta evolvendo come tutto il resto del mondo, c'è un cambiamento epocale su tutti i fronti, no? Voi basta che vedere questi telegiornali ansiogeni, insomma, chi mai avrebbe potuto pensare che per una storia, una spy story, ci fossero decine e decine di paesi occidentali che espellevano, peggio che all'epoca della guerra fredda, no? I diplomatici russi dai propri paesi, dopo che Fukuyama ci aveva detto, caduto il muro di Berlino, la storia è finita. Cioè, vi rendete conto, no? Siamo di fronte a dei cambiamenti epocali che non, nel modo più assoluto non si riescono neanche a concepire, no? E tutti coloro che fanno delle predizioni, tentano di dire che il mondo cambierà in questo modo piuttosto che in un altro, vengono puntualmente smentiti da quello che accade. Chi poteva pensare che un colosso come Facebook, no? Che sembrava essere il condizionamento generale di tutta l'umanità, insomma 2 miliardi di utenti, potesse avere una batosta come quella che ha preso con la storia dei big data, eccetera. Quindi viviamo in una società liquida, come dice Bauman, senza più punti di riferimento, e questa è una delle cose più gravi che abbiamo e che hanno i nostri figli, soprattutto i ragazzi, no? I ragazzi, gli alunni, i figli, i bambini, eccetera. Vivere senza punti di riferimento, senza valori, senza identità, identità buona, dico io, no? Perché poi c'è anche l'identità dei leghisti, no? Che si inventano cose che non stanno né in cielo né in terra, perché prendono pure voti in Calabria, questo è il paradosso. E un'identità buona, un'identità non esclusiva, ma inclusiva, che potrebbe farci diventare uno dei paradisi della terra.